amici sportivi, ben ritrovati a una nuova trasmissione, come sempre in diretta, di Calcio Toscano, Calcio Giocato. Buonasera da Maurizio Zini, ricordiamo, in diretta sull'app di Telecentro 2, visibile su tutte le smart TV, ma anche e soprattutto sul canale 83 di alcune province della Toscana, ma poi su Teletruria alle 00:30 e alle 17:35 del mercoledì, e poi grazie alla nuova programmazione anche giovedì mattina alle 10:30 siamo sempre con voi per parlare appunto delle nostre squadre di paese, e oggi c'è veramente tante carne al fuoco. Marco Morelli, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Non poteva mancare il nostro Marco Materassi, Gazzetta della di Lucca, Massa e Carrara. Buonasera a tutti, mi raccomando, con lo zapping, una botta al calciomercato originale e una botta qui per ascoltare le nostre considerazioni. Un saluto facciamo subito anche a tutto lo staff di Teletruria. Volevo partire però appunto con un ricordo: è stato gradito ospite in tante nostre trasmissioni, ci ha lasciato Carlo Tavecchio, presidente amato, odiato, Scivoloni, però ha dato veramente tanto al calcio, è stato lui che ha lanciato la VAR, la Goal Line Technology, e poi ricordiamo ha scelto Conte come CT azzurro, e proprio queste sono le parole delle Alessio Facchini, che poi vedremo anche nella prima pagina, nella copertina di Calcio Più. Quindi un grande, veramente uomo di calcio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e soprattutto anche per quanto concerne, ecco qua le foto che abbiamo avuto l'onore di intervistarlo qui, eravamo proprio a Coverciano quando era presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma soprattutto per tanti anni presidente della Lega Nazionale Dilettanti. E qui Marco, se te lo ricordi, sì, ti alza la coppa, ha dato la coppa a tuo Genoa, il famoso tutto cuoio del triplete. Un saluto, e poi soprattutto anche il binario 21, una grande manifestazione, una grande iniziativa che proprio la Lega Nazionale Dilettanti ha voluto fortemente domenica, e l'ho fatto anche in diretta. Prego. Sì, intanto Tavecchio era un uomo di sport, ma era anche un uomo che teneva molto dove, al paese dove era nato. Lui era nato a Ponte Lambro, in provincia di Como, 79 anni fa, e per 20 anni addirittura ha fatto il sindaco di quel paese e anche il presidente della società calcistica, che è partita. Era un bravo uomo. Era veramente una persona che metteva il cuore in quello che faceva. Marco Materassi, personaggio discusso, perché ha avuto durante la sua reggenza di presidente qualche, diciamo, scivolone, però a testimonianza della bontà del personaggio, uno dei pochi che all'indomani della mancata partenza per i mondiali dette le dimissioni. In un mondo in cui le dimissioni nessuno le dà, ebbe l'onestà, all'indomani del pareggio amaro di San Siro con la Svezia, di rassegnare le dimissioni, assumendosi in toto la responsabilità della prima clamorosa mancata partenza per i mondiali della squadra italiana. Proprio, se non sbaglio, erano i mondiali in Russia, no? In Russia. Quindi si dimise, quindi ciao presidente, fai buon viaggio. Marco Morelli, cominciamo le nostre squadre di paese, cosa ci consigli questa settimana? Intanto vorrei parlare appunto del Certaldo, che ha vinto appunto la Coppa Italia. Lui hanno vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di eccellenza, e accede così alla fase nazionale, appunto, perché la vincente ci sarà il passaggio in Serie D. Loro incontreranno la vincente dell'Emilia Romagna, il Rollo Olnebbiano e Baltidone, e la finale il 1° febbraio prossimo. Questo il Certaldo è veramente, insomma, per loro è stata veramente una stagione d'oro. Allora io direi, visto che tra l'altro c'è una grande notizia per quanto concerne la Pistoiese, caro Marco, lo sapete benissimo, è su tutti i giornali, ieri il giovane Di Biase, classe 2005, quindi se non sbaglio 17 anni, no? Deve fare ora 18 anni. Forse non compiuto, esatto. E capo cannoniere appunto della Pistoiese, cosa ha fatto? Eccolo qua, guarda. È andato alla Juventus. Alla Juventus. È stato ufficializzato che ieri ha fatto le visite mediche, e quindi? E quindi appunto lui è un classe 2005, dopo l'accordo con le due società,
con le due società appunto rimarrà in prestito al club arancione fino al 30 giugno 2023, per poi trasferirsi alla Juventus next gen, la seconda squadra della Juventus, per partire appunto loro. Quella che fa la Lega Pro. Che fa la Lega Quindi Pro. Quindi sì. Va nei professionisti, se lo merita questo ragazzo, ha fatto anche delle belle azioni a gamba, come si usa dire, ma noi eravamo proprio lì per questa Pistoiese Giana Erminio, sentiamo un po' l'intervista del capitano Andrea Caponi. Vediamo. Ecco. Pistoiese 1921, grande amico di calcio toscano, calcio giocato, ormai sono più di 15 anni che annualmente sei qui con noi. Possiamo dire che dalle tante occasioni, io ho detto in telecronaca, la mattonella di Caponi, e ci sei andato vicino anche oggi. Sì, intanto ti ringrazio e spero di ritrovarti altri 5 anni, perché vuol dire che ancora sto calpestando il rettangolo verde. Sì, sì, ci sono andato vicino, una volta su angolo, un paio di volte su punizione, poi il primo tempo Barzotti di piatto, mi ricordo la sfiorata e poteva essere gol. Ti ripeto, sono contento io personalmente dell'annata che sto facendo. È chiaro che mi garberebbe togliermi la soddisfazione più grande di vincere a Pistoia, perché credo che questa piazza in Serie D non ci stia a fa nulla. Quindi t'ho detto, abbiamo questo grande obiettivo nello spogliatoio fra tutti noi e ancora non l'abbiamo abbandonato. È chiaro, dai, oggi vincere sarebbe stato fondamentale, però per come hai visto le partite vanno giocate, vanno vissute. Secondo me il primo tempo aver preso gol all'ultimo così poteva essere una bella mazzata per la Pistoiese, invece la squadra ha reagito, bisogna prendere il positivo. Il secondo tempo l'abbiamo riacciuffata, poi avevamo avuto anche l'occasione con Di Biase per recuperarla del tutto la partita. Io dico che la squadra ancora è viva e crede ancora nell'obiettivo, quindi non sono qui a prendere in giro nessuno. È vero che mi dici ce ne sono 9 punti, sono tanti, però abbiamo un ricorso con il Forlì che ancora non sappiamo se la rigiochiamo o no, manca 14 partite, i punti a disposizione sono tanti, quindi secondo me ancora c'è margine per recuperare. Vediamo, la squadra oggi aver recuperato la partita, comunque giocavamo contro la prima, perché la classifica dice questo, averla recuperata e poi essere andate vicino anche a provare a vincerla, magari è una questione di millimetri il calcio, lui ha fatto gol il primo tempo, l'ha messa sotto l'incrocio, a noi c'è uscita di 2 millimetri la palla di Di Biase, quindi prendiamo il positivo da questa partita. Muro difensivo della Giana Erminio, pallone raccolto all'interno del cerchio di centrocampo da Avassallo, il quale allarga a destra da dove arriva il cross nella rigore. Attenzione a Di Biase sovrastato nel gioco aereo, conclusione e la rete del numero 20 della Pistoiese, ovvero Andreoli. E dunque la Pistoiese torna in partita 1-1 al Marcello Melani di Pistoia, dentro al minuto 14 del secondo tempo, 1-1 tra Pistoiese e Giana Erminio. È tutta un'altra partita da vivere adesso. E ora si riparte da zero, caro Gabriele, ma come hai visto il cross è venuto dal largo, dal laterale, Macri ha messo dentro una sponda e poi palla a terra del giovane Nicola Andreoli, classe 99, numero 20 della Pistoiese, 13 minuti 40 secondi della ripresa, 1-1. Caro Maurizio, ti avevo chiesto quali potevano essere state le indicazioni del direttore, del tecnico della Pistoiese degli Arancioni nell'intervallo. Tu hai risposto cross dalle fasce e questo probabilmente è stata l'indicazione vincente per portare al gol del pari la Pistoiese. Ora spinta alle spalle di Biase che protegge bene il pallone e calcio di punizione in favore della formazione di casa. E questo appunto era il pareggio contro la capolista Giana Erminio, ricordiamo più 9, Pistoiese raggiunta dal Forlì a 44, però sicuramente ci può parlare dei due gironi il nostro Gianni Ferdinando. Ciao Gianni. Ciao Maurizio, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Allora cominciamo a parlare cos'è successo a Empoli, non dell'Empoli. Cos'è successo? È successo che stasera, Maurizio, nonostante la sconfitta dell'Arezzo, ribadisco che Giana Erminio e Arezzo vinceranno i campionati, i gironi D ed E. Sono stato avvicinato sabato nel pre-partita di Empoli da alcuni tifosi dell'Empoli che ci seguono e mi hanno detto che il campionato lo vinceranno la Pianese e il Poggibonsi per quanto riguarda il girone. E io stasera, Maurizio, nonostante la sconfitta dell'Arezzo a Terranuova con l'ultima in classifica, ti ribadisco, potrai mandare quando vuoi te le registrazioni, che l'Arezzo alla fine vincerà il girone E
del campionato di Serie D, nonostante domani rischi di andare a 5 punti, perché come tu sai l'Arezzo è stato scavalcato dalla Pianese e ora è secondo a 2 punti dalla Pianese, ma la Pianese domani può recuperare la partita non giocata con il Follonica Gavorrano, che in caso di vittoria la porterebbe a 5 punti sull'Arezzo. Quindi, nonostante la sconfitta e nonostante le critiche bonarie e simpatiche che ho ricevuto sabato ad Empoli, ti confermo che Gian Erminio e Arezzo saranno le vincitrici dei due gironi di Serie D dove sono posizionate le formazioni toscane. Quindi due parole appunto su questa sconfitta clamorosa, ultima in classifica e batte la capolista. Non è la prima volta, sì, Maurizio, ma succede. È un girone, allora, mentre il girone D ormai è pleonastico dire che la Giana lo vincerà perché 9 punti di vantaggio su Pistoiese e Forlì, nonostante la Pistoiese sia al nono risultato utile consecutivo, ma se fai 9 risultati utili consecutivi, gli ultimi 2 pareggi, e non riesci a rosicchiare punti alla capolista, vuol dire che la capolista è più forte. E nonostante faccia bene Caponi nella tua intervista dica che loro ci credano, la Giana oramai ha virtualmente messo in cassaforte questo campionato in ragione anche del pari nello scontro diretto che si è verificato domenica a Pistoia. Per chiudere brevemente il girone D ti vorrei segnalare anche il 5º risultato utile consecutivo del Prato, un Prato che senza la penalizzazione sarebbe in una posizione ben diversa di classifica. Per quanto riguarda invece il girone E, continua a stentare l'Arezzo che è naufragato in quel di Terranova, nel campo dell'ultima in classifica, è stato sopravanzato dalla Pianese in questo ping pong tra le due formazioni, con la Pianese che è stata a Corsara a San Giovanni Valdarno in rimonta dopo essere andata sotto per 1-0 e ora alla vigilia del fondamentale recupero che si giocherà domani a Piancastagnaio tra Pianese e Follonica Gavorrano, a 2 punti sull'Arezzo, con la possibilità anche di incrementare ancora di più questo vantaggio e di portarsi a 5 punti. Però ricordiamo che l'Arezzo giocherà lo scontro diretto con la Pianese in casa, che potrebbe anche decidere le sorti di questo girone. Va bene Gianni, noi ti ringraziamo come sempre, buon lavoro, ci sentiamo martedì prossimo. Ciao Maurizio, saluto sempre con grande affetto Marco e i tuoi ospiti. Grazie. Buona Gianni. Ciao Gianni. A Gianni Di Ferdinando, questo era proprio l'opinionista per quanto riguarda i due gironi della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero la Serie A dei dilettanti. Invece arriviamo proprio in Serie A, perché la Fiorentina ha fatto un ottimo pareggio allo Stadio Olimpico contro una buona Lazio. Nico Gonzalez, un grande gol. Bella partita, bel risultato. Fiorentina che addirittura ha sfiorato al 94esimo il vantaggio in estremis compendo una clamorosa traversa con Milenkovic e una risposta alle critiche dopo la deludente partita di Roma e la sconfitta col Torino casalinga. Però quello che diciamo ora, proprio in questi momenti, sta alimentando la tensione a Firenze alla vigilia di una partita importantissima. Non scordiamo che domani la Viola incontrerà alle 18 il Torino per i quarti di finale, partita secca, per accedere poi alla semifinale eventualmente, dove molto probabilmente, se non ci sono terremoti, accederà la Roma impegnata con la Cremonese, e quindi in una semifinale molto molto importante. La vicenda di oggi è le voci insistenti, sì, dell'acquisto da parte del Barcellona di Sofi Amrabat, uno dei giocatori più forti della squadra viola, al punto che addirittura, purtroppo, come per il caso Zaniolo, la Fiorentina, non ritenendolo sereno e motivato, lo ha escluso dalla partita di domani. È una mossa che, seppur capibile, reca molto danno, perché la Fiorentina domani si gioca una grande fetta di stagione senza uno dei suoi uomini migliori, se non il migliore in questo momento. Questo alla luce di Mi dispiace, però, se va via un grande giocatore. E quello che più dà noia è la mancanza di pianificazione, perché di programmazione, che dopo ne parleremo con l'amico Corsi, il quale
ha assistito Colcioni, quale ha assistito al passaggio di Bairami al Sassuolo, prontamente rimpiazzato dal Vignato, così come il Sassuolo ha prontamente rimpiazzato Traoré, che è passato al Bournemouth al posto di Zaniolo, prendendo Bairami. Sì, ma quanto? Non si sa. A 30 milioni, esatto. 30 milioni. E la Fiorentina, però, ragazzi, te che vendi Amrabat, anche se l'offerta è arrivata oggi, non pianifichi l'intervento attuale. E ora invece riscendiamo nei dilettanti, caro Marco Morelli, ovvero? Sì, in prima categoria Coppa Toscana, appunto, ci sono dei risultati, sono i quarti di finale, il Belvedere ha battuto il Fonte Belverde 2-1. Prima categoria, vero? Sì, prima categoria, okay. Coppa Toscana, quarti di finale. San Romanese Forte dei Marmi 2-0, Biscio Maggio Fiesole 2-1 e Sestese batte Settignanese 2-0. Accedono appunto ai quarti di finale le squadre vincenti di queste. Ottimo. Di queste. Poi per quanto riguarda l'eccellenza Girone A, c'è stata oggi una dimissione di un allenatore, si è dimesso appunto Raffaele Morian, grande bomber, lui allena la Massese, la notizia non è ancora ufficiale. Quindi è ufficiosa perché il presidente Antonio Gerini sta rientrando dagli Stati Uniti. Ma Raffaele Moriani si è dimesso da allenatore della Massese. Non c'è pace a Massa, eh? Sì, e quest'anno la decisione è stata maturata dopo la sconfitta di domenica a casa di Fiorentino, addirittura il quarto stop consecutivo e un solo punto nelle ultime sei partite, che ha visto appunto precipitare i bianconeri nella zona play-out. È veramente un risultato inaspettato anche per gli stessi colori bianconeri. Per quanto riguarda sempre la prima categoria, ma si tratta del girone C, ci sono stati diversi movimenti in casa del San Vincenzo. Appunto, la Città Amaranto si è assicurata la prestazione dell'attaccante Nicolò Talini, 98 dal Tirrenia, il trequartista Jonathan Nigiotti, è un classe 98 dal Castiglioncello, e i centrocampisti Tommaso Ferrari, classe 2002, e Silvio Mormina, classe 2001, dall'Atletico Piombino. Sono stati ceduti successivamente l'attaccante Salvadori, 85, al Ponte Cappiano, e il portiere Tommaso Cappellini, 97, all'Atletico Piombino. Intanto vediamo un po' di calcio di paese, eh? Guarda, sì, che sì. Campi, i campi proprio di paese, bellissimo. Per quanto riguarda la Serie C c'è stato appunto un acquisto del Pordenone, ma riguarda la nostra squadra toscana, cioè il Pisa. Il Pordenone ha acquistato il centrocampista Roberto Gucher, sì. Lui è il calciatore austriaco in classe 91, lui arriva dal Pisa a titolo definitivo. Ex capitano del Pisa, sì, lui ha vestito le maglie del Pisa per 184 volte, con 13 gol e 24 assist. In precedenza ha militato nel Vicenza, nel Frosinone e nel Kapfenberg. E visto che parliamo del Pisa, ci fermiamo un attimo perché volevo appunto fare l'elogio, perché hanno giocato in 10 in uno stadio dove c'era 30.000 persone, ovvero Pisa-Genoa, grande, e poi soprattutto partita, in 10, quindi Marco Materassi. Partita veramente bella, Genoa all'inizio spinto da un tifo come soltanto chi ha frequentato anche gli spalti del Ferrari, se conosce la curva del Grifone può benissimo capire, ha avuto subito un predominio iniziale piuttosto marcato, sfiorando il gol con coda in più di un'occasione. Poi però il Pisa, senza rinunciare mai a giocare, piano piano si è sistemato, ha subito l'espulsione di Marin per proteste, e lì chiaramente discutibile. Infatti D'Angelo ha detto bene quando dice per un vaffa, francamente, essere per Malosi, però ha retto benissimo, concedendo veramente poco al Genoa, che è lanciatissimo sotto la guida dell'esordiente in cadetteria Gilardino, portando a casa un preziosissimo punto che gli consente di rimanere agganciato ampiamente al treno playoff. Serie B, dove continua a stupire il Frosinone che mantiene la vetta inalterata, sfruttando anche la sconfitta della Regina contro quella che ormai è al momento attuale la sorpresa del campionato, il Sud Tirol di Bisoli, una squadra che sta giocando un calcio per molti all'antica, che però porta la squadra di Bisoli, imbattuta da diverse domeniche, a essere a ridosso addirittura della zona oro, che vorrebbe dire la promozione diretta. Durerà questo periodo? Non si sa. Intanto però domenica siamo regalati una domenica splendida, battendo la Regina di Pippo Inzaghi per 2-1. E ora
Allora vediamo un po' l'eccellenza toscana, che tipo di risultati che qui si incomincia a fare sul serio. San Marco perde in casa al Monte Spertoli 1-2, il Tutto Cuoio perde il derby contro il Fucecchio 1-2, il Camaiore perde dalla Cuoiopelli 1-2, il Cenaia, capolista, ex capolista e comunque il capolista ancora, perde dal Certaldo 1-3, poi Frate Sperignano, Samiato Basso 3-2, l'ex Ticciati non ce l'ha fatta. Ma la classifica del girone A dice questo: Cuoiopelli, Cenaia e Frate Sperignano 37 punti, Fucecchio, River Pieve 30. Veramente tre squadre che stanno facendo tutto per andare in Serie D. E poi nel girone B, Signa, Porta Romana 4-0, Rondinella 1, Lastrigiana 2, Valdarbia 3, Sina Lunghese 2. Il Filine veramente fa tutto da sé, 44 punti, Castiglionese 35, così come la Collegiana e la Fortis Juventus. Marco, qualche notizia e poi andiamo a pubblicità. Sì, intanto il Filine ha acquistato un calciatore veramente importante per la categoria. Si tratta del centrocampista Serrotti, lui appunto ha militato anche nell'altro anno, era a Prato in Serie D e è stato acquistato appunto dal Fellino, un calciatore che veramente poteva far comodo non solamente al Fellino ma a diverse squadre di Serie D. Per quanto riguarda la seconda categoria, Girone L, il Pieve a Toppo 2006 comunica di aver interrotto il rapporto con l'allenatore della prima squadra, il mister Alessandro Poponcini, e lui è stato appunto esonerato e per ora non hanno ancora preso nessun allenatore. E con questa notizia del cambio di allenatore io direi di dare linea alla regia, pubblicità. Eccoci qua nuovamente in diretta, Calcio Scano, Calcio Giocato. Marco, qualche news ancora? Sì, ancora sempre si parla della Serie D, ma questa volta si va al girone E del Seravezza. Lui ha due nuovi acquisti per appunto il Seravezza, che domenica ha impattato con il Livorno Calcio per 0-0. Hanno preso Luca Baracchini, attaccante esterno nel 2002, proveniente dalla Pro Livorno, sorgenti. E poi hanno preso Alessio Mariani, lui è un portiere, un classe 2001, proveniente dalla Fezzanese, veramente. E lui è cresciuto nelle giovanili dell'Empoli. Poi? Per quanto riguarda la Serie B, però in uscita dal Pisa, verso la Serie C, il Monterosi, club laziale di Serie C, avrebbe raggiunto l'accordo con i Toscani per l'arrivo di Salvatore Santoro. Lui ha 23 anni, è un difensore. E per quanto riguarda sempre il discorso di Rosignano, lui in seconda categoria Regione C, hanno tesserato l'attaccante Marco Salvetti, lui ha già giocato, è un classe 1986, ha giocato nel Montenero e nel Colle Vica. E con questa notizia vediamo un po' altri risultati della promozione. Girone A, Pontremolese 3, Lampo 0, Viaggia 4, Capezzano Pianore 0, in testa del Montecatini a 35, seguito all'Arcianese con 33, Girone B, Lanciotto Campi perde in casa dal Grasina per 3-1, Montelupo perde in casa dal Luco 4-0, il Boschi era fermo. Senti che classifica qui, Marco Materassi: Lanciotto Campi punti 32, Grasina, Audax Rufina, Africo, Antella 99 e 27 punti, Antella 99 26, Le Boschi 24, però ha una partita in meno e quindi bisogna stare attenti. Promozione Girone C, Colli Marittimi perdono in casa dal Gambassi 0-1, il Ponzacco perde in casa Atletico Maremma 0-1, il Victasauro perde in casa 0-1 dalla Geotermica, il Piombino vince in casa con il Saminiato SD 1-0, il Cecina più 10 sulla seconda, 41 punti, Geotermica 31, Colli Marittimi 30, ricordiamo il Cecina ancora 0 sconfitte in campionato. E chiudiamo con la prima categoria, Girone A, il Viareggio in testa con 41 punti, il Romagnano con 40, perché il Romagnano ha pareggiato 1-1, il Viareggio ha vinto 3-0 col Corsanico. Ora parliamo un po' di Lega Pro, ovvero del Girone B, Marco Materassi. Sì, e continua purtroppo il momento grigio scuro per le toscane. Su 6 squadre toscane partecipanti al girone B, 3 pareggi e 3 sconfitte, quindi pareggia il Siena, pareggia la Lucchese e pareggia il Montevarchi, purtroppo però già sconfitto oggi nell'anticipo della giornata infrasettimanale che lo relega all'ultimo posto, e sta diventando problematica la situazione degli aretini. Mentre per quanto concerne i risultati di domenica scorsa,
e non possiamo non sottolineare purtroppo la quarta sconfitta consecutiva della Carrarese, Carrarese che però, sentendo anche gli umori di casa Puana, non ha attualmente previsto né un avvicendamento né ha messo in discussione i mister di accanto. Io come sempre mi sono guardato gli highlight ed è l'ennesima conferma di una stagione sfortunata. La Carrarese ha dominato per 70 minuti cogliendo un palo, avendo diverse occasioni, poi alla prima occasione in cui l'Alessandria è andata in vantaggio la squadra ha accusato il contraccolpo, quindi nuovamente un motivo psicologico alla luce anche purtroppo delle sconfitte recenti che l'ha portata a non recuperare lo svantaggio e quindi per la prima volta è uscita dalla posizione per i playoff, dove rimane il Pontedera sconfitto sonoramente, ma d'altra parte il Cesena, come direbbe il nostro concittadino Allegri, sono le categorie, ha vinto 3-0, quindi non si può dire niente su questa vittoria. E noi ci aspettiamo che prima o poi le squadre toscane cambino un po' passo, specialmente quelle impelagate per la lotta alla salvezza, dove c'è anche stata anche la sconfitta del San Donato Tavarnelle, che oggi giocherà alle 20:30, però con il buon pregresso comportamento delle partite succedenti è ancora un po' avanti al gruppetto delle pericolanti, dove c'è ancora l'Olbia del nostro amico Occhiuzzi, che sì, però sta, nonostante le difficoltà, mantenendo sempre un livello di gioco e di risultati piuttosto attendibile. C'è da spiegarci che prima o poi questo trend scompaia, anche se il Pontedera in settimana è stato inibito e ha avuto una multa per una ingiunzione da parte della Lega circa la passata vendita dalla società di maggioranza Pontedera Città, sì, ai soci attuali, sì, che però non ha portato, al di là delle multe per questo comportamento, nessun punto di penalizzazione. E questo è già importante, hanno inibito tutta la dirigenza, esatto, per queste comunicazioni che non sono state dirette, almeno sì, così, correntemente chiare, esatto, così la procura ha definito. Esatto. Volevo parlare poi anche del girone D di promozione, che mi ha chiamato un certo Claudio e dice: non parlate mai del Sansovino, ma noi aspettavamo questo risultato, perché il Sansovino ha battuto l'asta capolista per 2-1, quindi asta 1 Sansovino 2, poi Montalcino 1 Nano Badesse 0, asta in testa 33 punti, Sansovino punti 32, Montalcino 24, però il Sansovino non ha mai perso, quindi ha fatto 8 vittorie, 8 pareggi, 0 sconfitte, 34 gol fatti, quindi secondo me è anche la migliore realizzatrice del campionato, invece ha credo un gol in più perché ha 13 gol subiti, 12 invece l'asta. No, ma Sansovino è una squadra blasonata, ora si trova in questa categoria perché lei ha fatto anche la Serie C, mi sembra, è stata una delle prime. Non c'era Sarri, sì, Sarri c'era, e comunque è una promozione abbastanza importante perché c'è anche il Leonardo Badesse, che anche loro l'altro anno hanno rinunciato al titolo, certo, e si sono autoretrocesse, che loro erano eccellenze, sono autoretrocesse perché hanno perso lo sponsor importante e veramente loro sono abituati a fare i passi giusti e questa è una facile. Comunque è un bel girone, un girone senese, dalla parte senese, con squadre veramente. Quindi faremo un focus dove anche lì, su questo. Dove tanto anche San Gimignano, sempre zona di Siena, sì, e poi sta si dice facendo la, certo, parte del leone nel suo girone. Tanto poi se arriviamo lì, che tra l'altro è stato ospite l'allenatore nella scorsa settimana. Marco, cosa ci abbiamo ancora? Sempre per quanto riguarda appunto, Marco parlava della Carrarese, che è un momento no, però nonostante tutto continuano a prendere qualche giocatore per rinforzarsi. Appunto hanno acquistato dalla Lazio a titolo definitivo Simone Castigliani, lui è veramente cresciuto nel settore giovanile della Lazio e ha disputato appunto diverse partite con i colori bianco celesti e lui è in grado di ricoprire il ruolo di seconda punta e la coerenza anche di prima punta. Vedremo un po' ora che le cose da tanto lo farà debuttare. Vediamo. In prima squadra. Per quanto riguarda sempre il Pisa in Serie B ha preso in prestito un giovane portiere, si tratta di Ante Vukovic, lui è un estremo difensore in classe 2004 e arriva a titolo definitivo dallo Slaven Belupo. Questo è veramente un acquisto in prospettiva. E sempre in girone E, questa volta si parla del Grosseto, sempre in Serie D, hanno preso un italo brasiliano, lui è un centrocampista,
si chiama Bruno de Souza Caprioli, è un 96, è un italo-brasiliano e proviene dal Pineto. Ovviamente lui è già, mi sembra che abbia debuttato domenica scorsa. Il Grosseto veramente sta andando a mille, perché ha vinto, mi sembra, 3-0 domenica con il presidente Lemone di Nuovi Innesti, sta veramente, e il direttore sportivo di Trini sta veramente andando a mille. E questa è stata la settimana degli 1-2, prima categoria girone B, Saromanese 1, Monsummano 2, Selvatelle batte Iolo 4-1, Montale perde in casa dal Ciporcari per 1-2, Monsummano in testa a 39 punti, Porcari 35, Forcoli Valdera 33, prima categoria girone C, Belvedere San Miniato, questo è il San Miniato di Siena, 4-0, Monterotondo perde in casa Pomarance 0-4. Quindi poi il Montiano vince invece contro la Volterrana 2-1, Belvedere 44, Casolese 36, Montiano 32, categoria sempre prima girone D, Barberino Sestese 0-0, SB Barberino, c'è due squadre lì addirittura, lo stesso girone, Legnaia 2-1, Atletico Castello perde in casa dal Cerbaia per 3-2, la Sestese in testa più 4, 39 punti sul Barberino 35, prima categoria girone E, Quarrata perde in casa dal Fiesole 0-2, il Grassina perde in casa dall'Incisa 1-0 e quindi poteva mancare il Chianti che perde in casa dal Bibiena 2-0, il Fiesole in testa 39 punti, Incisa 34, Settignanese 31, Bibiena 30. Poi continuiamo per la seconda categoria, girone A, quindi scendiamo, caro Marco, e ci avviciniamo poi nelle zone calde di quelle che a voi vi piacciono, ovvero anche del girone livornese, Carrara Mulazzo 4-1, La Cella perde in casa dal Ponte Origini 2-3, Ricortola perde in casa dalla Fevizzanese 0-2, San Macario vince in casa 2-1 ovviamente con il Fossone, La Cella che quindi rimane in testa al 35, si avvicina ovviamente Ricortola 33, San Macario 31, Mulazzo 31. Concludiamo la seconda categoria, poi parliamo un po' di calcio femminile, secondo me è anche interessante. Seconda categoria girone B, caro Marco Materassi, caro Marco Morelli, Academy Tau perde in casa Capannori 1-2, lì era un derby proprio. Atletico Fornoli perde in casa dal Molazzana 2-4, Borgamozzano perde in casa dalle Fornaci 1-2, Monteserra perde in casa da Monte Carlo 1-2. Sexum Bietina vince invece in casa con il Pontecosi 2-1, in testa il Corsagna 40 punti, Capannori 39, Gallicano 38, Fornaci 36, Vagli 35. Come sapete noi parliamo sempre anche di calcio femminile, l'eccellenza è questa categoria fatta dal presidente, possiamo dire in primis dalla giunta scusate, della Lega Nazionale Dilettanti della Toscana. E quindi parliamo di Audax Rufina, perde in casa da Bulle Spezzasanta 0-9. Lornano Batesse vince con il Saminato 2-1, San Giuliano 0, West Livorno 1, Sansovino Aquila Montevarchi 2-0, Vigoro CF Real Agnanese 10-0. Perché abbiamo parlato sempre di questa cosa? Perché abbiamo parlato anche le scorse settimane. Andare a giocare, e stiamo parlando ovviamente della Real Agnanese, 10 partite, 0 vittorie, 0 pareggi, quindi 10 sconfitte, mi pare 110 gol presi o 102, non vorrei sbagliare, fatti un gol, e qui non si capisce come è fatto, comunque 101-102 gol, 101 subiti esatto. E meno 100 quindi, differenza perfetto, resi. Meno 100, però andare tutte le domeniche a giocare con queste bimbe non è facile, però c'è, credo, i valori dello sport. È per questo che siamo collegati con il direttore, presidente, allenatore Armando Esposito della Real Agnanese Femminile. Buonasera presidente, mister, come la devo chiamare? Buonasera a tutti, mi chiami Armando, tranquillamente. Armando sì. Esposito, eccolo qua, sì. Marco Morelli. Buonasera presidente, mister, lo stesso. Senta, avete spiegato tutto, insomma, avete spiegato tutto l'andazzo, come va il campionato. Io sono orgoglioso delle mie ragazze perché stanno facendo un campionato, lo stanno onorando, diciamo, via, perché sapere andare già con una sconfitta sicura e non mollare, questo non è da tutti.
Quindi le ringrazio e per me sono già delle grandissime campionesse. Poi mister, è un'età abbastanza giovane la sua, perché l'età mi sembra media delle ragazze è 25 anni, sicché ecco, sono veramente tutte, sono abbastanza giovani e molte sono anche del posto, no? Sì, diciamo il paese nel ritorno, diciamo, della provincia di Pistoia, via. E infatti stanno passando le foto, appunto. Comunque l'organizzazione è ottima, vero? Siete sempre presenti. Domenica avete perso la partita, ma eravate in 10, mi ha detto. Sì, sì, sì. Purtroppo siamo anche corte, diciamo, su questo discorso qui. E le tesserate ci sono, ma poi ci sono impegni di lavoro, altre situazioni che ci portano anche a trovarsi in un numero corto in questa maniera. Lei praticamente è il factotum della squadra, fa il presidente, fa l'allenatore. L'allenatore è presidente. Sì, è aiutato anche dalla vicepresidente Caterina Di Costanzo, che lei è anche una giocatrice. Sì, sì, anche lei sì, è un'ex giocatrice, ora sta dietro all'amministrazione della squadra. E salve, buoni progetti, siamo anche gente che non molliamo mai, perché ci sono stati i momenti belli per la Real Aglianese, ora sono dei momenti non buoni, non belli, perché siamo corti e il Covid ci ha creato dei problemi, abbiamo perso diverse ragazze per motivi di lavoro che hanno dovuto lasciare lo sport, perché purtroppo al femminile c'è il grande problema che il lavoro si trova ai supermercati e non c'è più sport per i supermercati, per altri bar o ristoranti o pizzerie non c'è più modo di poter fare sport. Questo è anche lo sport al femminile, le problematiche che ci sono. Chi ha la fortuna di avere un settore giovanile oppure di avere ancora delle ragazze che hanno magari altri impegni lavorativi e vanno avanti tranquillamente. Noi cerchiamo di non mollare, perché siamo sempre all'idea piano piano di organizzare anche un settore giovanile per poter portare avanti, come si è sempre fatto negli anni passati, questa società in dove è sempre stata. È giusto così, e noi siamo proprio contenti che ha accettato il nostro invito, perché Marco Morelli ci teneva molto, ma ci tiene anche Marco Materazzi, che ha fatto un bel excursus anche nelle scorse settimane. Lui è corrispondente della Gazzetta, Lucca, Massa e Carrara. Marco. Buonasera, buonasera. Buonasera. Niente, io ho sempre fatto gli ultimi incisi parlando forse di un calcio che non mi appartiene più, perché il calcio delle televisioni, il calcio delle pay TV. Io sono rimasto ancora al calcio, dove quando la domenica tornavi a casa giocando in seconda, terza categoria, la tua mamma ti diceva: lascia fuori la borsa, perché la mota in casa non me la porti. E quindi, esatto. E quindi quando vedo queste, diciamo, situazioni come è la sua, presidente, allenatore o factotum, a me mi piace, perché vuol dire intanto che la passione va sempre oltre a quelle che sono le ragioni del cervello. Il cuore è l'elemento più importante. Soltanto vedere arrivare al campo 10 o 11, purtroppo domenica 10 perché ci sono i turni lavoro, di ragazze che, incuranti della sconfitta e della quasi certa, diciamo, figura sportivamente non eccelsa, vuol dire che intanto si è fatto un lavoro sul sociale notevolissimo, il che vuol dire che queste ragazze hanno gruppo, passione, voglia, è già quello è già lo scudetto della Real Aglianese. Poi sul campo si può vincere o perdere, ma già l'idea di non mollare già vi fa diventare da Champions League nel girone, perché uno francamente dice: piove, fa freddo, c'è meno uno, dice: mamma, prendo la borsa, dice: ma vai a prendere 10 gol. Sì, ci va, perché c'è la mia compagna, c'è il mio presidente, quello è già una vittoria, e questa nessuno ve la potrà mai togliere. Uno guarda la classifica e dice: ultimi nel merito e nel sociale, primi in maniera assoluta. Guardi, io ho 30 anni e più che faccio calcio femminile. Quando siamo partiti, diciamo, con l'Agliana calcio femminile, che nel lungo andare siamo cresciute su tutti i sensi, come grande società, come tante cose. Ho conosciuto i momenti belli, felici, titoli italiani, bene. Ora è un momento così, ma si accetta anche così, gli dico la verità, non mi disturba la cosa. L'unica cosa che mi dispiace delle signorine che vengono e magari vedono che ancora non c'è una crescita
per dare, come si dice, la soddisfazione di un pareggio, per dire queste cose qui, no? Però riusciamo ancora a andare avanti tranquillamente con voglia di crescere, via, tutto qui. Grazie Presidente Mister, grazie Armando, grazie. Esposito, Armando Esposito, grazie. Ricordiamo allenatore e presidente del Real Aglianese Calcio Femminile, tanti applausi perché ve li meritate e portate avanti i valori dello sport e del calcio soprattutto. Grazie tante anche a voi e buona serata. Grazie, grazie, buonasera, grazie, grazie Presidente. Allora, visto che siamo in quella zona, io leggerei ora la seconda categoria, girone F. Perché questo? Perché poi vediamo cosa accadrà. Anche qui la Querce batte San Nicolò 2-1, Pistoia Nord vince Giovani Vinci 5-0, il Prato N perde contro il CSL Prato 0-1, il Prato CSL in testa con 46 punti, 18 partite, 14 vittorie, 4 pareggi, quindi 0 sconfitte, 44 gol fatti, 15 subiti, Pistoia Nord 36 punti, seguono Atletico Spedalino insieme a San Nicolò 35 e noi abbiamo proprio l'intervista proprio a fine partita del mister Filippo Ermini del Pistoia Nord. Vediamo. Leggiamo allora Marco. Sì, io volevo dare, ora parlavamo appunto di calcio femminile, io volevo leggere una curiosità. Sembra che la prima partita venne giocata nel 1881, ma la prima vera sfida organizzata tra squadre di calciatrici donne si svolse a Presto, agli albori della Prima Guerra Mondiale, una fabbrica di munizioni. Ecco, questa era una chicca che appunto volevo dire, anche perché è partenza carina. Col botto, eh? Fabbrica di munizioni, partenza col botto, sì. Appunto, poi volevo parlare appunto, siccome noi ci interessiamo anche degli ex Amaranto, che ora milita anche in altre squadre che hanno giocato qui nel Livorno, appunto, si tratta di Manuel Madras, ve lo ricordate tutti, lui è stato nel Livorno. Giocato benissimo domenica al debutto. È un attaccante, è un classe 93, ha trovato appunto l'accordo con il Cosenza Calcio. Vittoria sì. Sul Parma con assist benissimo. Di Madras per il gol di Florenzi. Altro giocatore giovane da tenere in considerazione, dimostrando ancora una volta che dalla B o dalla C, dalla D si può arrivare anche in Serie A. Questo è un soggetto veramente interessante. Mentre sempre Gennaro Tutino, un altro che a Livorno è passato ma non ha inciso molto, lui è andato al Parma Calcio con la forma di prestito, talento veramente. Naturale un talento inespresso a Napoli, chiamato a Carrara era chiamato il piccolo Maradona, e ora ha ritrovato stimolo e voglia a Palermo, dove tra l'altro è arrivato anche Verre dalla Sampdoria. Palermo che punta, dopo un inizio un po' balbettante, dopo le dimissioni clamorose del nostro amico Silvio Baldini, con Corini, a rientrare nel giro playoff. Una città e uno stadio che meriterebbero sicuramente la Serie A. E mentre l'altro Enrico Brignola, ti ricordi anche lui è un classe 2002, lui era a Cosenza, lui è andato al Benevento. Veramente, sono ecco, tre calciatori che a Livorno non hanno lasciato un segno, sia Brignola che Tutino che Madras, quando, forse un po' più Madras, ma gli altri due sono passati, come anche Viviani, sono passati. Furono due colpi del mercato di gennaio, però non hanno lasciato annunciati segno. All'ultimo momento dal presidente Spinelli, quando dissero Livorno ha preso Viviani e Brignola, tutti dissero scappò le bottiglie di champagne per forza, poi, sulla carta, e invece purtroppo Viviani per l'infortunio e Brignola perché non trovò l'ambiente adatto per esprimersi. Continuiamo per quanto riguarda i risultati della domenica giocata, seconda categoria, girone C, quindi interessa molto a tutti voi. L'Elba batte Ribolla 6-0, Marciana batte Vada 3-1, cade la capolista, Montieri vince contro Etruschi 4-1, il Rio Torto perde in casa dal Cantera Grabbo 1-2, Rosignano vince contro il Montenero 4-1, Livorno 9 vince col Carli Salviano 4-0, il Vada in testa sempre con 41 punti, seguono Rosignano 39, Livorno 9 38, seconda categoria girone D, Castellazzara perde in casa dalla Santa Fiora 2-3, Amiata perde dal Rispescia 1-2, il Manciano in testa 47 punti, seguono Argentario e Sorano a 46, Sorano a 42, ma ricordiamo, Argentario e Sorano 0 sconfitte in campionato. Cade invece il Peccioli,
capolista, ah, perde in casa col Capannoli, veramente un derby possiamo dire, perché c'è una strada che divide Peccioli e Capannoli, 0-1. Il Ponte a Cappiano perde invece in casa dal Castelfranco per 1-2. Il Peccioli quindi 43 punti, 18 partite, 13 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta, 46 gol fatti, 14 subiti. Segue il Capannoli, appunto, che raggiunge quasi, che è a 42 punti. Il Casciana Termelari a 37. Seconda categoria, girone H, Firenze Sud e Londa 4-1. Caldine perde in casa dal San Codenzo 6-2. Santa Brigida vince 3-0 per quanto riguarda la Rontese. Il San Codenzo 47 punti, Reggello 43, anche il San Codenzo 17 partite, 15 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 55 gol fatti, 12 subiti. E chiudiamo ora, intanto, per questa prima frazione, il girone I, il Florence perde in casa all'Improneta 2-4, il giovanile Fucecchio perde all'Albereta 7-0 in casa e Sambuca Casini pareggia con il San Gimignano 1-1, qui San Gimignano però è sempre avanti con 50 punti, seguono l'Albereta, Montaione a 31, Grevignana a 29, Sambuca Casini 28 e San Gimignano ancora 0 sconfitte. E ora un po' di pubblicità, linea alla regia, torniamo subito dopo. Nuovamente in diretta, calcio toscano, calcio giocato, non sono finite le news del nostro Marco Morelli. Squadre di paese, dove andiamo? All'Armando Picchi, girone A di eccellenza, hanno preso un esterno difensivo, si tratta di Claudio Gattai. Lui può giocare tranquillamente anche esterno alto, lui ha esordito già nell'ultima gara con il Certaldo, in classe 2005, con un passato nel settore giovanile di Lucchese e Pontedera. Veramente un calciatore interessante che purtroppo anche è capitato in un'annata sbagliata, sfortunata, un'annata sfortunata. Per quanto sempre riguarda la Carrarese, se le si girone B, questa è una notizia che molto probabilmente sapevi già Marco, la Carrarese è un passo dal prestito del portiere Michele Cerofolini. E la Fiorentina... No. Invece poi è saltata. È saltata perché era fatta e invece la Carrarese ha virato su un altro soggetto, quindi Cerofolini rimane a fare il terzo a Firenze. Tra l'altro Carrarese, così diamo la testimonianza di diretta, è in vantaggio al 60esimo 1-0 sul campo del Gubbio di Piero Braglia, gol del talentuoso Schiavi. Speriamo che questa volta mantenga il risultato. A portare a termine il risultato. Sarebbe importantissimo. Il Gubbio di Braglia e di Morelli. Che ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive pareggiando domenica con l'Entella. Sarebbe un colpo veramente notevole. Vai. E sempre riguarda sempre la Pistoiese, di cui avevo parlato anche prima, sempre in Serie D, girone D, hanno tesserato l'attaccante Ivan Martin Gomez, lui in classe 95, lui originale di Villa Verde del Rio, appunto, lui ha giocato nell'ultima squadra nel Compostela, nella quarta serie spagnola, veramente un soggetto interessante. Sempre per quanto riguarda l'Alianese, questa volta sempre in Serie D, girone D, ha acquisito le prestazioni del centrocampista Simone Baggiani. Lui proviene dall'Empoli con la forma del prestito, è un classe 2004 e si è formato appunto nelle giovanili del settore giovanile appunto azzurro. È veramente poi esordito in Serie D con la maglia del Morella Ponzacco, totalizzando 10 presenze in girone E di Serie D. Per quanto riguarda la seconda categoria, girone H, c'è stato un altro allontanamento di un mister, si tratta dell'Albereta 72. Ha interrotto la collaborazione con l'allenatore Stefano Pasquini, di comune accordo, la società ringrazia appunto Stefano per la propria professionalità, però sembra che sia stato il momento di cambiare. Volevo anche ricordare, visto che siamo la trasmissione che parla appunto delle squadre toscane che giocano appunto calcio toscano, calcio giocato, che domenica vi invito tutti su Teletruria, perché in diretta ci sarà appunto Mobilieri Ponzacco, Città di Castello, quindi una grande partita, perché insomma anche loro hanno avuto un po' di polemiche su alcuni gol che non è stato dato. Mobilieri Ponzacco. Vediamo che sarebbe l'ex Cascina, comunque ecco, il presidente Sisti e tutto lo staff ci aspettano e sarà una grande diretta come sempre di tutte le domeniche su Teletruria, ricordiamo canale 16 e canale 88 in Umbria. Due parole invece su Livorno, Marco Materazzi, vogliamo parlarne qualcosa, perché le blasonate ce ne sono tante anche in Serie D. Livorno è notizia di ora rispetto al pareggio sul campo per 0-0, l'ennesimo diciamo risultato dove non si riesce a fare un gol in trasferta, dove si porta a casa soltanto un punto nonostante gli innesti
addirittura domenica Esposito ha messo in campo tutte e sei le punte a disposizione facendo un turnover uso hockey su ghiaccio, tre escano e tre entrano. È di oggi la notizia che Livorno ha presentato ricorso circa una posizione di un giocatore del Seravezza che non dovrebbe essere in regola. Se questo accadesse sarebbe 3-0 a tavolino e porterebbe il Livorno sicuramente nella zona playoff e porterebbe a 28 punti anziché i 31 attualmente la squadra di Amoroso. Vedremo, il Livorno continua in questo trend, c'è questa zona playoff sempre a un passo, però non c'è continuità, una prestazione buona in casa, un pareggio fuori, si segna poco, è un campionato molto attualmente al di sotto delle aspettative nonostante la rivoluzione fatta in sede di campagna acquisti. Comunque Marco, anche la zona playoff a cosa serve? Poco, perché è difficilissimo, serve per una classifica di merito, anche perché va sulla prima e base, esatto. Poi è una classifica di merito, se sei ripescato bene, se no li fa la Serie D, esatto. Cioè non è che servono, dove contano altri fattori, i punti di stacco, e quindi è anche molto ma molto difficile che chi è in quella classifica, bravo, lì abbia ambizione. Allora, mi dico alla regia che l'intervista di Mister Filippo Ermini la manderemo nella prossima puntata, quindi martedì 7 febbraio. Vediamo ora invece, come sapete noi siamo onorati di avere il patrocinio ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti della Toscana, ma anche la collaborazione col magazine più importante sportivo, ovvero Calcio Più. Eccolo qua, la prima pagina, flash d'autore. Tra sconti diretti e sfide decisive sono giornate nel segno dei grandi bomber. Doppietta di Andrea Fiorentino e gli Avi del Calenzano vincono 0-6 lo scontro diretto con il Montelupo. E come vedete poi di spalla, come si usa dire in gergo, binario 21 Adesso Cacchini, e poi addio al presidente Carlo Tavecchio. Poi c'è anche la nostra mascetta, ovviamente come sempre nelle pagine di Calcio Più, dove sono elencati tutti gli orari che dovete vedere sull'app Telecentro 2, ma poi tutte le repliche anche su Teletruria, canale 16 in Toscana e canale 88 dell'Umbria. Eccolo qua, comunque il giornale veramente sempre importante, 56 pagine questa settimana, Marco, veramente un giornale completo. Un giornale completo in tutte le sue parti, veramente, poi anche veramente si sfoglia anche male, poi anche a colori, veramente un giornale che è all'avanguardia con i tempi. E torniamo, visto che parliamo di calcio, l'aveva annunciato prima anche il nostro Marco Materassi, parliamo un po' dell'Empoli, di questo pareggio clamoroso, due gol di vantaggio e doppio poi in tre minuti gol del Torino, Empoli 2, Torino 2, come allo stadio c'era anche e poi anche in sala stampa Giacomo Scioni, corrispondente della Gazzetta dello Sport d'Empoli. Ciao Giacomo. Eccomi qua, buonasera. Allora, eccoci. Partiamo dal Torino. Pronto? Pronto? Eccomi. Vai. Dicevo, partiamo dalle ultimissime di mercato o dal Torino? Come vuoi te, la parola è tua. Vai dal allora, mercato. Che è più dal importante. Dal mercato, lo sapevo che mi chiedevi il mercato. No, perché l'ha detto anche prima Marco Materassi, quindi... Ciao Giacomo. Ciao. Allora, l'Empoli saluta come, insomma, già ieri è emerso Nedim Bajrami. Bajrami non è più un giocatore dell'Empoli, è del Sassuolo, operazione in prestito con obbligo di riscatto. Credo che se il Sassuolo si salverà, Bajrami sarà preso dal Sassuolo a titolo definitivo, credo per circa 6 milioni. E questo è già una mossa importante. Arriva al posto di Bajrami Emanuele Vignato, classe 2000, trequartista del Bologna, che è anche, diciamo, era in ottica under 21, un giocatore interessante, lo cercavano in diversi, lo cercava lo stesso Sassuolo. E quindi lui e Baldanzi si giocano il posto da trequartista. Questa è la situazione, con poi un altro grande obiettivo. Mi sentite? Sì, certo. Vai. Pronto? Io ti sento bene. Perfetto. Un altro grande obiettivo per l'Empoli, diciamo di queste almeno ultime due stagioni, Piccoli, l'attaccante dell'Atalanta,
che quest'anno era nel Verona, diciamo, ha trovato poco spazio, il Verona non andava proprio benissimo, comunque sì, ha trovato poco spazio, e l'Atalanta contenta per come sta viaggiando Cambiaghi, che sta trovando spazio, diciamo è diventato l'alternativa primaria in attacco, ha deciso di lottare Piccoli qua a Empoli, e Piccoli credo, per come è il giocatore, per come lo conosco, potrebbe essere il vice Satriano, il vice Caputo in attesa di Destro. Questa è la situazione. Poi ci sono state anche altre piccole operazioni che non vi sto a elencare, però l'Empoli ha pensato anche alla sua primavera, sempre con un'ottica futuro, perché sia Vignato sia Piccoli arrivano con un prestito con riscatto a 18 mesi, quindi sono giocatori che vedremo in questo metà stagione, ma anche, anche nella prossima stagione. Credo che ovviamente il tutto è legato alla permanenza dell'Empoli in Serie A, però visto quello che sta accadendo, fortunatamente insomma, queste sono veramente operazioni che sia per i giocatori sia per le loro società, Bologna-Atalanta, guardano al futuro, perché l'Empoli si sta costruendo, e credo che sia una mossa lungimirante quella che potrebbe essere la squadra anche per il prossimo anno. Marco. Lo dicevo, Giacomo, prima, quando ho detto sulla vicenda Sofia Amrabat, che ancora sta tenendo campo a Firenze, in un'offerta, anche se è arrivata all'ultimo momento, che qualche dubbio sulla pianificazione. È chiaro che nessuno può prevedere che il Barcellona arrivi in fondo e ti offra 30 milioni, però in questo mondo qui mi sembrerebbe impossibile che stamattina si alzano da Barcellona e non ci fosse stato uno spiffero adeguato. Ecco, Corsi e lo staff, quindi come te dici, la società ha fatto delle mosse chiare, pianificate e futuribili. Perde un trequartista come l'anno scorso, dette via Ricci, dando la regia a Asilani, e era già pronto. Quest'anno dà via Bairami, e qui ci sarebbe da domandarsi in sponda fiorentina. Alla Fiorentina avevano chiesto Zurkowski 8 milioni, oggi va via a 6 milioni, molto probabilmente perché l'esplosione di Baldanzi lo ha relegato un po' in secondo piano, però non rimane scoperta. Prende Vignato, soggetto su cui Mihajlovic avrebbe speso parole, quest'anno è in difficoltà, pari grado. Piccoli, su Piccoli si fa una scommessa. Piccoli potrebbe essere il Pinamonti dell'Empoli, giocatore che è nato fortissimo, bomber fortissimo, ha avuto due o tre passaggi a vuoto, Spezia, oggi a Verona, viene a Empoli, città sana, dove c'è uno spazio. Sicuramente Pinamonti, con il fatto che il prossimo anno giocherà a Empoli ancora, potrebbe essere l'uomo che consente all'Empoli l'uscita di Destro, che nonostante gli infortuni è forse nel panorama. Satriano, Piccoli, è un Empoli che è veramente bello a vedersi. Ecco, l'Empoli è questo, pianifica e organizza, e c'è poco da fare, lì si fa calcio, si fa calcio. Ti posso dire che è anche, e questo è il grande merito di Zanetti. Bravo. Chiaro, gli hanno dato una squadra importante, secondo me bella. L'arrivo di Caputo lo stiamo vedendo cosa sta creando, però insomma, tutte queste cose le fai quando i risultati arrivano, certo, quando c'è serenità, quando puoi far giocare giocatori interessanti, quando ti puoi permettere comunque di mettere un Baldanzi che, se anche ti fa 40 minuti che sparisce, lo tieni lo stesso, non succede nulla, perché l'ambiente ti consente questo, perché comunque la classifica è buona, cioè tutte queste cose, lavori bene quando vinci, è vero. Niente da fare, sì. L'Empoli in questo momento arriva da una situazione ideale in classifica, col Torino hai rischiato di portare a casa anche quella partita, sarebbe stato una classifica clamorosa per quello che hai venduto, per come hai cambiato la squadra, eccetera eccetera eccetera. Insomma, sto dicendo che la società lavora bene, il tecnico lavora bene, hai mandato via un Andrea Azzoli che tutti avevano detto ma perché, e ti ritrovi praticamente nella stessa situazione di Andrea Azzoli lo scorso anno. L'Empoli aveva 27 punti al girone di andata, ma poi è stato 16 risultati praticamente senza vittoria.
Zanetti sta dando continuità, sta lanciando giocatori e la questione si ripete. L'atmosfera è ideale, c'è un grande spazio per Vignato e Piccoli per integrarsi senza fretta e per far bene, per non so a livello fisico come stanno, sto dicendo come preparazione, però insomma adesso c'è veramente una grande scelta da tutti i punti di vista, non che prima non ci fosse. Io forse avrei fatto qualcosa anche in difesa, ma alla fine c'hai un Valukiewicz, il polacco, che non ha mai sostanzialmente giocato, e c'hai un Tonelli in rientro, aspettando Destro, che secondo me può essere quel giocatore, quei 3, 4, 5 gol entrando nel finale, può farteli quando sei in difficoltà e devi un po' mettere la palla in mezzo all'area. Senti, Giacomo, io ti volevo chiedere una cosa, col discorso di Piccoli, appunto, non è che ora è con l'ingresso di Caputo, sia Destro che Satriano troveranno molto meno spazio, ecco, secondo me anche Destro lo stesso. Io credo che, dicevo, parlavo con dei colleghi, che anche l'arrivo di Piccoli è perché, a mio avviso, Satriano ha convinto, sta facendo bene, è un giocatore che anche col Torino l'hai tolto e hai avuto veramente un cambiamento proprio a livello visivo della squadra che è scesa molto, perché è un giocatore che ti tiene palla, lotta, sportellate, però non ti segna, ragazzi, ha fatto solo un gol, Satriano non segna. E comunque si deve sbloccare da quel tuo punto di vista. Secondo me hai preso Piccoli perché ti fa lo stesso più o meno lavoro di Satriano, però diciamo nel DNA forse c'ha qualche gollettino in più, o comunque, scusate, sto facendo benzina, e comunque, come dire, ci speri che possa essere più bomber di Satriano. Però detto questo, è un giocatore, tutte e due sono giocatori giovani che hanno un gran fisico, che possono veramente fare molto molto bene. Detto questo, è stato un finale di mercato inaspettato, perché Vignato fino a ieri Piccoli poteva forse rientrarci, ma Vignato è stata una sorpresa. Quando dite di Bairami, che veniva chiesto molti più soldi, è vero, però Bairami, per esempio, è quella, quando si dice la programmazione, è la dimostrazione che quando tu hai un giocatore che ti ha fatto bene, che ha mercato, che comunque se ci lavori un po' riesci ad avere un acquirente, lo devi dar via, perché poi ti si svaluta. È già risuccesso, adesso Bairami lo potevi dar via quando Dionisi è andato a Sassuolo, non gliel'hai voluto dare perché comunque era l'allenatore che ti era andato via un po' a sorpresa, eccetera eccetera, ma lo dovevi dare via in quel momento. Allora, capita una grande partita sabato 4 febbraio, un giorno importante, vabbè, mi compleanno comunque, va bene, quindi a parte tutto, contro la Roma, una Roma dove c'è un ambiente abbastanza caldo, giocano alle ore 18 Roma-Empoli, pronostico di Giacomo Scioni. Ma guarda, questa squadra ha dimostrato di poter mettere in difficoltà al Maradona il Napoli, perché anche quella partita l'Empoli l'ha persa, ma ricorderete il rigore, insomma ci fu un po' di polemiche, comunque è una delle ultime squadre che ha messo veramente in crisi il Napoli, e lo può ammettere lo stesso Spalletti. A Milano contro l'Inter, è vero, un Inter un po', come dire, distratta, però l'Empoli ha fatto una grandissima partita, io mi accontenterei di una bellissima prestazione. Poi quando in campo hai gente Dybala, come Abraham, come altri giocatori che ti possono fare la giocata, c'è poco da fare, cioè, però credo che l'Empoli se la giocherà. Pronto? Pronto? Insomma, scusate, ci sono. Vai. Mi sentite? Sì. Dicevo, vedremo l'Empoli che nel finale potrebbe mettere qualche nuovo. Io mi accontenterei di una buona prestazione, ti dico, c'è poco da fare. Questa squadra ha dimostrato
di poter far male e di essere una squadra matura anche se trovi squadre che si chiudono. Dico che con le squadre che devono fare la propria partita, quest'Empoli in contropiede, insomma, la Lazio ne sa qualcosa, sì. Può dire la sua, può dire la sua. Bene, quindi occhio bene. Che... Era il pronostico e l'intervento di Giacomo Cioni, corrispondente della Gazzetta dello Sport Empoli. Ci sentiamo martedì prossimo. Ciao Giacomo. Ciao ragazzi, ciao. Grazie ciao, Giacomo Cioni. E dalla Serie A mi piace andare in seconda categoria. Arriviamo al girone G. Poggio Caiano perde in casa dall'Alba Carraia 0-1. Sesto Calcio perde in casa dalla Laurenzana 1-2. Il Vernio perde in casa dal Pietà 2004 0-1. L'Alba Carraia in testa 50 punti, Pietà 2004 36, Laurenzana 34, quindi vincono fuori casa perché sono tutte e tre lassù. Però l'Alba Carraia 18 partite, 16 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 50 gol fatti, 6 subiti, più 44. Poi mi piacerebbe vedere anche questo un giorno, Marco, perché sarebbe questo molto girone importante. Pratese Fiorentino. Arriviamo al girone L. Badia a Roti, Montemignaio 3-2, Fuaillese, Pievaltoppo 0-3, Stia, Terontola 2-0. Vediamo un po' la classifica. Stia in testa appunto con 36 punti, Atletico Levane 34, Fratta Santa Caterina 32. Chiudiamo con gli ultimi risultati del girone M della seconda categoria. Atletico Pio Castagnaio, Biancazzurra 2-1, Cetona Berardenga 2-1, Radicondoli batte Luigi Meroni 3-0 e Radicondoli in testa appunto 39 punti, Acquaviva 36, Nova Radicofani 35. Questi sono conclusi veramente tutti i campionati, almeno fino alla seconda categoria, caro Marco Materassi. È stata una lunga galoppata, ma c'è qualcosa per arrivare a volevo dire notizia? Appunto l'ultima notizia è importante, anche perché ci tengo. Il Fillini appunto ha messo a sogno un colpo, come ho detto prima, importante. Ha preso il centrocampista trequartista Matteo Serrotti, lui è in classe 86, lui è nato a Firenze e nell'ultima stagione ha giocato nel Prato in Serie D, ma con trascorsi importanti in diverse società professionistiche, quali di Serie C, quali Perugia, Siena, Arezzo, Reggiana. Veramente un calciatore importante che avrebbe fatto comodo, a mio parere, anche a Livorno. E sicuramente il Fillini non vuole regalare niente, vuole vincere per forza questo campionato. Grazie a Marco Materassi, quando torni a trovarci? Penso vengo verso metà marzo, sarò nuovamente vostro ospite. Chiudiamo con il finale al 90esimo, a 4 dal recupero, Carrarese ancora in vantaggio a Gubbio per 1-0. Beh, questo è un ottimo risultato, spero che possa concludersi così fino al termine. Grazie a Marco Morelli. Buonasera a tutti e ci vediamo martedì prossimo. Grazie ovviamente al nostro Marco Macchi, assistente di studio, alla regia qui da Telecentro 2, ovvero il nostro Alessandro Baroni, e poi non poteva mancare tutto lo staff di Teletruria. Ricordate, come avete già visto molte volte, potete vederci in diretta sull'app di Telecentro 2, sul canale 83 in varie province, e poi ovviamente le tantissime repliche del mercoledì dalle 00.30 e le 17.35 del mercoledì su Teletruria, e poi ovviamente alle 10.30 il giovedì. Da Maurizio Zinni è veramente tutto, ci vediamo qui martedì prossimo, ciao!